Incidente sulla 14 tra Fano e Marotta, grave una donna di Macerata. Gli impianti di ariazione meccanica installati nelle scuole marchigiane riescono ad abbattere il rischio di contagio da coronavirus fino all'80%. Occhio alla notizia in studio. Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del Telegiornale, occhio a notizia sul canale 19, in apertura la cronaca con l'incidente che si è verificato intorno alle 13 lungo l'autostrada 14 all'altezza di Caminate tra i caselli di Fano e Marotta in direzione sud, una Opel Mocca condotta da una donna di macerata sulla Trentina. Ha tamponato violentemente un camion che trasportava un carico eccezionale composto da un elemento metallico eh, di perforatrice. Sul posto, tre pattuglie della polizia autostradale, i sanitari del 118 e i vigili del Fuoco di Pesaro che hanno liberato la donna rimasta incastrata. Tra le lamiere. La trentenne è poi stata caricata sull'eleambulanza, atterrata nel parcheggio di un camping lì vicino e trasportata in gravi condizioni al Torrette di Ancona. Inevitabili disagi al traffico con oltre due chilometri di coda in entrambe le direzioni. Cambiamo subito pagina, argomento, lasciamo per un attimo la cronaca, parliamo invece degli impianti di aerazione meccanica installati nelle scuole delle Marche. E abbatterebbero il rischio di contagio da coronavirus dell'80% e quanto emerge da uno studio i cui dati sono stati resi noti oggi. Il vaccino non è efficace contro la trasmissione del virus, mentre gli impianti di ventilazione meccanica controllata, sì, e più sono i ricambio ogni ora, più si ottengono risultati sorprendenti, è quanto dimostra il primo studio condotto dalla Regione in collaborazione con la Fondazione IUM. Oggi in conferenza stampa sono stati illustrati i risultati del monitoraggio condotto su 500 impianti installati nelle scuole delle Marche. Il professore Luca Ricolfi ha riferito che la ventilazione meccanica, specie se adeguatamente dimensionata, cioè con 5, 6 o più ricambi ogni ora, ha una capacità di abbattere il rischio di infezione da coronavirus di oltre l'80%. Si va da un miglioramento delle condizioni ehm, di salubrità delle aule, di due volte superiore a quelle non dotate di ventilazione meccanica controllata, fino a ben sei volte. E voi capite che avere sei volte in meno eh, di contagiati eh, a causa della diffusione del Covid, minore in questo caso, nelle aule dotate di ventilazione meccanica controllata, significa aumentare la salute dei nostri ragazzi, dei nostri concittadini, e significa anche ridurre la pressione sulle nostre strutture eh, sanitarie. Mentre il Ministero investiva sui banchi a rotelle, ha dichiarato Baldelli, noi abbiamo puntato sulla qualità dell'aria a beneficio di oltre 24.000 studenti, investendo 12 milioni di euro, di cui 9 per la ventilazione meccanica e 3 per l'acquisto di 798 sanificatori. Un numero importante che oggi certifica la lungimiranza della Giunta Acquaroli che ha cercato di limitare il più possibile la didattica a distanza. Ora chiediamo al Governo di invertire la rotta e di dettare le linee guida, ha aggiunto l'assessore, non si perda altro tempo. Ora chiediamo al Governo di fare in fretta. Noi andremo a coprire circa il 25% degli studenti delle classi marchigiani con i finanziamenti. Stabiliti dalla Giunta regionale delle Marche, dall'assessorato alle infrastrutture e all'edilizia scolastica. Ma chiediamo al governo un investimento in campo nazionale di circa 2 miliardi. L'1% del piano nazionale di ripresa e resilienza per dare sicurezza agli ambienti dove vivono la maggior parte del loro tempo gli studenti marchigiani ed eh, italiani. Quindi dobbiamo dare questa eh, risposta. Alla scuola italiana e il governo è già in ritardo. Le due mini bottiglie esplosive artigianali lanciate davanti ad una scuola eh, elementare nel quartiere di Pantano a Pesaro. Per l'assessore alla crescita Camilla Murgia. Eh, si tratta di un'azione vandalica da condannare, che rappresenta un disagio sociale. Siamo in contatto con il dirigente scolastico e con le forze dell'ordine che stanno seguendo le indagini per comprendere con esattezza cosa sia successo. Secondo una prima analisi il fatto pare sia riconducibile ad una bravata, un'azione vandalica che non comporta altre riflessioni se non quella necessaria legata ad un malessere sociale. Un disagio in crescita nella città di Pesaro, sospinto anche da due anni di pandemia che hanno sconvolto quotidianità e socialità. Stiamo lavorando, ha concluso l'assessore Murgia, per cercare di contrastare, prevenire qualsiasi forma di violenza, sia fisica sia verbale. La Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo di somme di denaro sui conti correnti di un funzionario di un dipendente della provincia di Ascoli e di un privato per un totale di 13.000 euro. Si ritiene che questa cifra corrisponda al denaro offerto e ricevuto dai dipendenti pubblici per compiere atti di ufficio a vantaggio del soggetto privato e relativi alle forniture di beni e servizi da parte di una società in favore della provincia. I reati contestati sono quelli della corruzione, abuso d'ufficio cioè truffa aggravata mentre il danno all'erario ipotizzato è di oltre 195 mila euro. Al centro trasfusionale di Fano, dove si è svolta la seconda giornata dedicata alle donazioni di sangue e plasma a delle forze dell'ordine. Con un passo deciso, come di consueto, hanno varcato la porta del Santa Croce di Fano, le forze dell'ordine che oggi si sono recate al centro trasfusionale per il secondo Donor Day del mese di marzo, organizzato da Visfano. Tra loro anche Antonio Di Benedetto, presidente dell'Associazione Finanzieri d'Italia. È una giornata davvero particolare questa. Al di là del fatto che si dona il sangue, che è una cosa bellissima, c'è la collaborazione, come si vede dal, dal manifesto, con le forze armate. Quindi è un sostegno particolare perché ha bisogno, dobbiamo tutti eh, fare in modo che il sangue non manchi mai. Sono particolarmente orgoglioso di rappresentare la Guardia di Finanza anche se precedentemente è venuto il comandante della compagnia di, di Fano, Capitano Francesco Rizzo, eh, che mi ha detto di salutare tutti e di mh, eh, mandare questo messaggio per, per tutti quanti quelli che hanno bisogno, che hanno necessità più che altro di fare un gesto bellissimo che è quello di donare il sangue. A dimostrare grande solidarietà e senso civico anche il corpo dei vigili del fuoco. Noi come vigili del fuoco ovviamente siamo sempre dalla parte delle, della cittadinanza e delle persone, quindi oltre col nostro lavoro, col, nostra, col nostro impegno quotidiano facciamo parte anche delle persone che vengono a donare il sangue perché è importante per per tutto, per la società, per aiutare le persone che ne hanno bisogno e quindi continuiamo ad aiutare le persone anche quando siamo fuori dal servizio, anche se in questo momento sono in divisa ma ovviamente avviene anche normalmente fuori dal servizio. Orgoglioso per la riuscita dell'iniziativa il presidente di Avisfano Giuseppe Franchini che ha ricordato le oltre 4.000 donazioni del 2021. Questo tema si inserisce benissimo nella situazione di questo Donor Day che ha visto anche la partecipazione molto entusiasta e molto numerosa delle forze dell'ordine. Quindi significa che riusciamo in effetti a rispondere alle esigenze, esigenze che nella regione Marche hanno realizzato l'autosufficienza di sangue e anche di plasma, anche se poi a livello nazionale il plasma non raggiunge mai l'autosufficienza. Per questo la Regione Marche proprio ha lanciato questi giorni una campagna eh, miran che mira alla donazione alternata tra sangue e plasma con lo slogan per fare la differenza puoi fare la somma. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi, intorno alle 12:45, lungo la strada provinciale Corinaldese, in provincia di Ancona, a causa di un incendio che ha coinvolto un capanno agricolo che, la, che conteneva attrezzature varie ed un motorino. La squadra di Senigallia, intervenuta con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme che nel frattempo avevano coinvolto alcune parti dell'abitazione adiacente. I pompieri sono riusciti ad evitare che il rogo si propagasse all'interno della casa e poi hanno messo in sicurezza l'area dell'intervento. Invece dalla Statale Adriatica Sud a Ponte Sasso di Fano c'è arrivata questa fotografia un falese di 59 anni a bordo di una Mercedes Classe A stava provenendo da via Lago Maggiore quando nello svoltare a destra per immettersi sulla statale è finito con due ruote nel fossato. Il conducente ne è uscito illeso, oltre ai vigili urbani è dovuto intervenire anche il carro attrezzi, ovviamente per rimuovere il veicolo. Ad aprile torna a Mondolfo invece la spaghettata, la tradizionale spaghettata in piazza del Comune, anche se quest'anno c'è una novità, eh, la pasta verrà servita in confezioni da sporto. Niente spettacoli di intrattenimento e posti a sedere, ma spaghetti al sugo con tonno e alici serviti in confezioni da sport o composate. Non si svolgeva dal 2019 il tradizionale appuntamento con la spaghettata di Mondolfo, che quest'anno torna in piazza, domenica 3 aprile, con la 74esima edizione. Iniziativa patrocinata dal comune e organizzata dalla Vista Locale in collaborazione con altre associazioni del territorio. Un evento che unisce la tradizione con lo sport ma anche la solidarietà. Ed è anche un, un evento di, di promozione del, del nostro territorio attraverso le, gli eventi sportivi eh, che, che avremo, sia nella nostra bellissima Valle dei Tufi quindi coinvolgendo anche il comune di San Costanzo ma anche con le gare podistiche che partiranno qui dal centro storico di Mondolfo raggiungeranno il lungomare di Marotta per poi ritornare proprio qui in uno dei borghi più belli d'Italia. Il programma è stato illustrato nella sala consiliare di Mondolfo in caso di maltempo la festa verrà rimandata al 10 sempre in piazza del comune. Quest'anno sarà un po' particolare perché ci saranno restrizioni sanitarie come tutti sappiamo. Sappiamo. però ripartiamo l'importante è partire dentro la nostra festa ci sarà sempre la, la camminata per la vita che ormai è un simbolo diciamo della nostra sagra poi in mattinata eh, c'è anche la, la corsa l'half marathon del, dell'Onfalos e il sabato eh, ci saranno i bikers che siamo stati costretti a a spostarli a sabato proprio per motivi di ordine pubblico, perché saremmo, saremmo eh, troppi, diciamo, non si riesce più a gestire la, la situazione. Invece le gare podistiche giunte alla quarta edizione comprendono una mezza maratona di oltre 21 km, una 10 km competitiva che rientra in un circuito regionale della WISP e una 10 km amatoriale. Per quest'ultima sarà possibile iscriversi direttamente il mattino fino a 15 minuti prima della partenza, prevista la domenica alle ore 10. Mentre per le altre gare le iscrizioni devono essere fatte tramite i canali ufficiali della FIDAL. Per rappresenta una giornata importante perché. Il ricavato di queste manifestazioni, grazie al contributo economico del Comune di Mondolfo e dell'Assemblea legislativa regionale, andrà a finanziare le attività della nostra sede che è a Fano in Viale Vittorio Veneto 49, dove assistiamo circa 40 bambini e 10 ragazzi con autismo. Ma soprattutto per noi è un modo di stare assieme alle amministrazioni comunali e a tutte le altre realtà. Associative o anche imprenditoriali eh, che ci aiutano per organizzare una manifestazione come questa. A Fano due appuntamenti, uno sull'arte giapponese, l'altro sui 100 anni dalla nascita di Pierpaolo Pasolini, il tutto organizzato dal Circolo Bianchini. Dopo il successo delle puntate Esplorare i confini, andate in onda sia su Fano TV che pubblicate sul canale YouTube, il Circolo Culturale Bianchini di Fano organizza per il mese di aprile, maggio e giugno un ciclo di appuntamenti che spaziano tra mostre, approfondimenti e proiezioni. Il primo tema, in programma dal 22 al 24 aprile, sarà dedicato alla conoscenza e al pensiero dell'arte del Giappone classico curato da Massimo Raveri, professore ordinario di religioni e filosofia. Dell'Asia orientale dell'Università di Venezia. È un evento di altissimo livello, si articolerà in tre giornate anche con esibizioni musicali. Il primo giorno, ad esempio, il professor Raveri tratterà il tema degli sciamani delle montagne sacre, gli Amabushi. Al termine di questa prima conferenza ci sarà un'esibizione di taiko, il tamburo giapponese. Il secondo giorno parlerà del linguaggio di fronte all'assoluto. Quindi il Buddhismo zen e il linguaggio per esprimere l'ineffabile e l'inesprimibile. Il terzo giorno, il tema sarà invece quello dell'arte giapponese come via spirituale. Il secondo incontro invece riguarda la storia del regista Pierpaolo Pasolini. Al nuovo cinema Masetti, infatti, verrà dedicata una rassegna cinematografica dedicata al centenario della sua nascita, nelle date del 13 aprile, 18 maggio e 8 giugno. Si tratta di tre. E proiezioni però il tutto inizierà il 13 aprile anche con una conferenza di Roberto Chiesi che è il direttore dell'archivio Pasolini della Cineteca di Bologna che parlerà di Pasolini come regista alla sera di quel 13 aprile poi sempre Roberto Chiesi presenterà Ediporé di Pasolini il film tratto dalla tragedia di Sofocle e quindi ci sarà anche la proiezione di questo film. Poi seguirà a maggio il Vangelo secondo Matteo il 18 maggio e infine l'8 giugno a Cattone con due proiezioni, una pomeridiana e una serale. Quindi questo è il modo in cui il circolo Bianchini celebra il centenario di questo grande poeta, scrittore e anche appunto Regista. Il programma completo degli appuntamenti è visibile attraverso il sito del Circolo Culturale Bianchini. L'evento che nasce in collaborazione con il comune di Fano, con l'appoggio del sindaco, si propone anche come un'occasione di turismo culturale di alto livello. Cioè noi abbiamo pensato a questa cosa proprio perché riteniamo che persone anche che vengono da altre regioni, dalla Lombardia, dal Piemonte o da altre parti d'Italia, possono venire a Fano, trovare una bella città. È tuttora in corso la procedura che porterà all'adozione del nuovo digitale terrestre e che naturalmente vede Fano TV sul canale 19. Eh, oggi eh, la, le zone interessate da questo switch off sono stati i comuni eh, il di Arcuata del Tronto e di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Domani invece proseguirà nella maggior parte dei comuni della provincia di Fermo. Prima di salutarci, eh, ringraziamo anche i nostri sostenitori. Eh, questa sera ringraziamo Simone Bonci per il suo sostegno. Subito dopo di noi, le previsioni del tempo, poi un approfondimento condotto in studio da Davide Cecchini sulla presentazione di un nuovo film che si intitola La ballata dei gusci infranti di Simone Riccioni. È tutto, noi. Eh, ci vediamo domani, vi ricordo l'informazione alle 7 di domani mattina con la rassegna stampa a cura di Massimo Fughetti. Arrivederci. Sostiene l'informazione libera e indipendente. Sostieni Fano TV.